Come vedete bene, non sono a Tolentino, ma sui monti di Cascia e dietro di me c'è il santuario di Santa Rita e anche l'alveare delle orfane della Madre Fasce. Questo è perché quest'anno in modo particolare la città di Tolentino è coinvolta nella festa di Santa Rita per il gemellaggio che c'è tra i due comuni, il nostro comune di Tolentino e il comune di Cascia. Abbiamo iniziato già il 9 maggio questa esperienza con la celebrazione dei due vescovi nella nostra Basilica di San Nicola, con la partenza di questa fiaccola, il segno del perdono, della pace di Santa Rita, che poi giungerà qui dopo aver attraversato alcuni comuni dei paesi che sono stati segnati dal sisma e arriverà qui il 21 per poi vivere tutte le celebrazioni legate a Santa Rita. Questa è un'occasione importante per la città di Tolentino perché ancora di più si sottolinea l'importanza e il legame che ha avuto San Nicola per la vita di Santa Rita. Da San Nicola Santa Rita ha imparato proprio questo essere donna di pace. Questo faceva Nicola in tante famiglie, in fazioni, in divisioni, portava pace, portava armonia, cercava di portare riconciliazione. E questo ha fatto Santa Rita in tutta la sua vita. Il legame che oggi ci stringe alla città di Cascia è anche quello dell'esperienza così terribile del terremoto, che ci porta anche a condividere esperienze belle, però, come quelle delle nostre sorelle carmelitane scalze, che come sappiamo ormai da anni sono ospiti proprio a Cascia in attesa di poter tornare a Tolentino. Ed è sempre a questi due santi, cari, Nicola e Rita, che affidiamo anche la fine di questa pandemia. Entrambi sono stati santi che hanno pregato e che sono stati pregati nei momenti in cui ci sono state epidemie. E a loro possiamo anche affidare un'ultima intenzione, quella del Papa in questo anno che ha voluto dedicare alla famiglia. Entrambi questi santi hanno lavorato per l'unità delle famiglie, hanno pregato, Nicola appunto portando pace in tante situazioni familiari e Santa Rita prima di tutto pregando per la sua famiglia, per i suoi figli, per il suo marito. A loro vogliamo consegnare queste intenzioni di preghiera e tante altre che portiamo nel cuore, perché veramente questa festa sia la festa per tutti noi, una festa che segna anche un ricominciare, un ripartire, con l'aiuto e la benedizione del Signore.